20 settembre 2014, località Omo Morto, prima del passo di Giogo, e abbiamo con noi un reduce tedesco della guerra che 70 anni dopo è qui con noi. Credo che questa occasione sia più unica che rara, perché ritrovare un reduce che ci racconterà qualcosa in più o meno una ora di tempo delle sue esperienze di soldato tedesco, sia una cosa che vale la pena lasciare per le future generazioni. E io ringrazio la nostra interprete Sabine, alla quale lascio l'incarico di chiedere al nostro amico Günther di presentarsi e di raccontarci, come lui vuole, nella maniera in cui vuole, le sue esperienze di guerra. E ripeto, ad uso delle future generazioni, perché la memoria, come sappiamo, si perde. Buonasera Günther. Also, wir möchten gerne wissen, was der Krieg für dich bedeutet hat, vom Anfang an. Du kannst alles erzählen, was du willst, wie du willst. Es ist nur ein Zeugnis für die jüngere Generation. Ja, was soll man dafür sagen? Was soll man dafür sagen? Wir waren junge Burschen, ne? Ja. Eravamo giovani. Va bene. Ma vuole il Krieg? Da war ein Verteidigungskrieg. Era una guerra di difesa. Es wird immer gesagt, Deutschland hat den Krieg angefangen. Dass die Polen aber im Grunde genommen indirekt den Krieg inszeniert haben. Ne? Und mit Unterstützung der Engländer, da redet man heute nicht mehr von. Perché si dice la Germania ha attaccato la Polonia, ma che in realtà sia stata la Polonia a inscenare la guerra con il sostegno degli inglesi, questo non viene detto. Ed è appassionante che la politica sia la stessa, sia Israel. Ja? Wenn ein Israeli in Israel durch die Palästinenser umkommt, dann wird direkt groß Geschrei gemacht, Waffengewalt. Aber wenn in Polen Deutsche umgebracht worden sind, da redet man heute nicht mehr voll. Ne? Und dass sich Deutschland dann auch dagegen wehrt, das ist dasselbe, was der Israeli heute macht. È un po' per fare un parallelo con Israele di oggi. Se oggi muore un israeliano per un razzo palestinese, c'è una reazione violenta subito con le armi, con grande proprio impiego di violenza. Se invece in Polonia veniva ucciso un tedesco, venivano uccisi i tedeschi, di quello non si parlava allora. Io ringrazio Günther della sua opinione, delle sue esposizioni. Vorrei soprattutto chiedere al nostro amico, anche perché abbiamo un tempo limitato, vorrei chiedere anche nelle cose più piccole, perché spesso nell'affresco della grande storia, quando si studia la storia, ci dimentichiamo delle cose piccole e poi non riusciamo a sapere, per esempio, la giornata, come è cominciato. E io vorrei chiedere a lui, ripeto, soprattutto per il futuro, dall'inizio, ma anche tralasciando l'affresco generale, le piccole cose, quando è stato chiamato, quando ha ricevuto la chiamata, come è stato, dove è stato mandato, cose che non si leggono nei libri di storia. Möchte gerne wissen, weil das liest man in Geschichtsbüchern nicht. Nicht den politischen Hintergrund oder was geschehen war vorher, aber was für dich, so wie es, wie der Krieg für dich angefangen hat, was deine Empfindungen waren. L'addestramento, l'inizio, se si ricorda, insomma, anche proprio le sue
come dire, emozioni di ragazzo di 18 anni che veniva mandato alla guerra. Yeah. E c'era una guerra. Was es für dich als 18-jähriger bedeutet hat, zum Krieg aufgerufen zu werden? Das ist dasselbe wie in anderen Staaten auch. Kein Unterschied. Ne? Warum haben die sich denn freiwillig gemeldet? Dice, und so haben wir uns auch freiwillig gemeldet, ne? Yeah. Dice, è lo stesso di quello che succedeva in quel momento negli altri stati, dove c'erano dei volontari che si sono presentati e anche lui poi, essendo stato scartato in un primo momento per ecco, un difetto di cuore, non sapevo. Quando poi c'è stata una chiamata di volontari paracadutisti, allora improvvisamente la sua salute andava bene. Ah, ho capito. E questo è successo nel 1943? Und das war in 1943. E come, ecco, come è iniziato tutto l'addestramento, soprattutto anche dove è stato addestrato, come è stato addestrato e quanto tempo? Sì. Wo hat man dich hingeschickt? Wie lange war das Training für, man hat dich ja ein bisschen vorbereiten müssen für den Krieg? Na, die Rekrutenzeit, ne? In Deutschland? Ja, die war in Holland. So. Und Deutschland, ne? Und dann ging es dann im November ging es dann nach Italien runter. 43. Allora, 43, ne? È stato addestrato in Olanda, in quel momento era stato mandato in Olanda. Ah, ho capito. E poi in parte anche in Germania e nel novembre è stato invece mandato in Italia. Quindi lui praticamente a distanza di pochi mesi dall'inizio del suo addestramento già si trovava in un teatro di guerra. Schon wenige Monate nachdem du dich angemeldet hattest, warst du schon hier auf einem Kriegstheater. Ja, noi non è so, no. Wir sind hier in Italien gekommen und zwar nach Narni. Nach Narni, ne? Da wurden wir dann praktisch aufgestellt. Mhm. Und dann ging es dann erst im Januar. Da ist Amerikaner, sind die ja gelandet in Anzio und Nettuno. Ja. Und dann ging es dann in Einsatz. No, non è stato così veloce, perché a novembre è stato spostato a Narni. A Narni in Umbria? Narni in Umbria. Ah. E lì sono rimasti alcuni mesi, poi gli americani sono sbarcati Anzio Nettuno, quindi gennaio 1944, esatto, e allora è stato spostato quassù. Quindi ecco, sarebbe, no, è interessante chiedergli quando per lui è iniziata la guerra come diretta, come prima operazione, quando la guerra l'ha toccato veramente la prima volta. Und wann war für dich der wirklich erste Einsatz, dass du schießen musste auf einen Gegner? So viel haben wir ja nicht geschossen, da sind wir so viel geschossen haben wir auch wieder nicht. Da war im, wenn dann erst im Einsatz gegangen, da war Mitte Februar. Mhm. Da sind wir erst in Nettuno in den Einsatz gekommen. Ne? In Nettuno noch? Ah, du bist also nicht sofort hierher gekommen, nein. Hier nach oben, nach zum, in dieser Gegend. Nee. Ach so. Das kam dann später. Ach so. Da war ja dann praktisch im Februar 44. Mhm, ne? Ja. Und der Rückzug ging ja los im Juni 44. Mhm. Ne? No. Era una correzione, nel febbraio del 44 è stato il suo primo intervento lì nella zona di Nettuno. Dice, non è che sparavamo molto, eravamo lì su una linea difensiva, ma certamente già abbiamo cominciato a sparare, ma non era ancora proprio la sensazione di stare su un fronte. Ecco. Poi verso giugno è cominciato il ritiro. Uh-huh. Verso il nord? Verso il nord. In giugno habt ihr angefangen euch zurückzuziehen. Ja, da waren die schweren Kämpfe da oben bei Albano, sì. Sì.
E lì c'erano i combattimenti molto tragici nella zona di Albano, Velletri. Oh, ne avevi cliccato poi tra le lazzarette in Sonnenbrand. Ne avevi cliccato. Ha avuto fortuna perché era stato invece mandato nel lazzaretto, insomma. L'ospedale militare, sì. Militare, perché aveva una bruttissima scottatura solare. Ah. Un'ustione di... La lazzaretta poi in Roma. Buon pastore questa lazzaretta, cosa in croce? Il buon pastore, era un ospedale militare in un convento che era del buon pastore. E questo vicino Roma? Sì, e sta in Roma. A Roma. Allora, Roma dann praktisch. Da waren wir Lazarett Wache eingeteilt und dann mit dem Auto sind wir dann gefahren bis Siena. In Siena bin ich dann entlassen worden. Ecco. E quindi poi l'hanno trasportato in macchina fino a Siena e lì poi l'hanno dimesso. Roma viene liberata, entrano le truppe alleate in Roma il 4 giugno. Sì. Lui, per esempio, dov'era il 4 giugno, se si ricorda? Am 4. Juni wurde ja Rom, wurden die Kandi alliiert. Wo warst du in dem Augenblick? Da waren wir im Lazarett. Era ancora? Im Lazarett-Auto unterwegs. Du warst gerade von da bis Siena. Aber drei Tage gebraucht. Ci ha messo tre giorni da Roma a Siena, ma in macchina è stato trasportato in quanto ricoverato. E quindi era in viaggio. Auf dem Auto stand Latte di Zentrale di Roma. Lazzaretto centrale di Roma? Nee, Latte. Latte? Con la Milchzentrale. No. C'era scritto la centrale del latte di Roma sulla macchina. Ho capito. Incredibile. Mi sono molto, sembra. Quindi, allora, Roma ormai 4 giugno entrano gli americani, perché furono gli americani a entrare a Roma. Come sappiamo, gli ci vollero 6 mesi dallo sbarco a gennaio a entrare a Roma ai primi di giugno, e il fronte si sposta verso nord, verso la Toscana. Sì. Quindi lui, di fatto, dopo questa esperienza di ospedale militare dovuta a questa situazione, si ritrova ad essere nuovamente, diciamo, pronto per il combattimento quando? Also in Siena kommst du nach drei Tagen an und wann bist du wieder so Mitte Juni. Da wurde ich dann entlassen im Lazaretto. Und dann sind wir auf der Anhalter. Da war die Division, die Regiment sammelte oben beim Lechnago Lechnago, bei Mantua da oben. Da kam ich dann wieder zur Kompanie, also zum Regiment. Ab Siena bis da oben am Anhalter. Ecco, lui poi da Siena, chiedendo di fatto dei passaggi arrivare ai truppe tedesche, perché c'era questa riunione vicino a Mantova, a Mignago, wie heißt der Ort bei Mantova? Minerve, mi sembra, sì, qualcosa del genere. Ecco, sì. E quindi lui lì si è di nuovo riunito alla sua divisione. E quindi stiamo parlando di giugno-luglio 44? Juli, ungefähr. Anfang Juli, sind wir aber schon. Haben wir wieder gesammelt. Ja. Und dann gingen wir etwas nördlich von Siena, gingen wir wieder von Siena, da nördlich Siena. Ja. Über. Era il mio di mio babbo, veniva qui. E il babbo lo ospitava in piazzale per terra. Aber also von Mantova zurück bis Siena? Ja, sind wir wieder zur Front.
Sì, sì, sì. Avevamo gli utenti che stavano no, la camera di un suo cordone. È artigianale la cosa. La una l'altra al cordone. Sì, scrive. Ah, sì. Sì, scrive. Und das war schon Mitte Juli oder wann? Anfang Juli. Perché poi da Mantova, una volta riunito tutti i soldati, li hanno rimandati a Siena. È tornato a Siena ai primissimi di luglio, da cui poi è arrivato a sud di Greve. Uh-huh. Sud di Greve in Chianti? Yeah. Sì, in Chianti. Ah, quindi c'è stato un ritorno, cioè un ritorno dal nord verso il sud, Siena, ritornando verso Siena. Quindi, sì. Ho capito. E quindi estate 1940. E stiamo parlando prima di agosto, perché sì. Anche allora l'altra cosa, visto che ormai siamo arrivati all'agosto del 44, è chiedergli dov'è lui al momento della liberazione, diciamo, di Firenze. Premesso che vorrei aggiungere una nota personale, questo magari può anche essere detto, che ufficialmente la data della liberazione di Firenze è l'11 agosto, quando io ho sentito dei vecchi fiorentini anni fa dirmi che il giorno di Ferragosto, 15 agosto, i tedeschi erano ancora tranquillamente zona Le Cure, piazza San Marco. Questo nota del a cura del, come si dice, di colui che fa l'intervista. Questo me l'hanno detto, tant'è che il giorno di Ferragosto un carro armato tedesco scende in piazza delle Cure, sì. E nessuno gli diede fastidio. Non so, ecco, a questo punto gli chiederei a lui dov'era in quei giorni lì della liberazione di Firenze, la sua esperienza personale, insomma, dove. Wie du weißt, wird Florenz offiziell am 11. August befreit, sagen wir. Was? Moment. Wir lagen, ich würde sagen, den ganzen August am Hang von Bisola. Also war der Florenz noch nicht befreit. Florenz war von uns als offene Stadt erklärt worden. Ich durfte kein Soldat rein. Aber die Amerikaner hat sich da gar nicht dran gehalten. Die haben immer gemacht, was sie wollten. No, dice, a lui non risulta l'11 agosto, perché loro praticamente fino a quasi alla fine di agosto erano a Fiesole sotto il convento ma, di San Francesco. Sì, ma esatto, è così. E dice, i tedeschi avevano dichiarato Firenze città aperta e quindi non dovevano entrarci i soldati, ma dice gli americani non hanno mantenuto il patto e c'entravano, però loro erano ancora appostati lassù. Sì, ma comunque io non voglio entrare nella questione, però attenendosi a fatti accertati, è certo che l'11 agosto è una data del tutto fittizia, ecco. Va bene. No, comunque quello che lui dice torna, ecco, diciamo ritorna, perché tant'è che altra data ufficiale viene celebrata a Sesto Fiorentino il 1 settembre, quindi si sta parlando di 7 chilometri in 20 giorni, quindi ciò che lui dice è vero. Nein, das ist gewiss so, wie du es sagst, weil in Sesto Fiorentino, was du Florenz, die Sohle. Da sind wir ungefähr, dann so 28. August, da sind wir von Fiesole so weg. Ja. Und dann die ganzen Etappen bis hier hoch. Ne? Ja. Lui dice intorno al 28 agosto sono andati via da Fiesole e in piccole tappe sono venuti. Rientra nella storia, insomma, non c'è, sono date certe. Il 10 agosto, ich schätze am 9. 10. sind wir hier am Europa, sag ich.
intorno al 9-10 settembre sì, sono arrivati quassù al Passo del Gioco. Ah, e quindi è stata una corsa relativamente veloce, perché diciamo in poche settimane o pochi giorni erano già attestate sull'Appennino. Sì. Ihr habt also ganz schnell im Wesentlichen, habt ihr hier das Appennin besetzt, wenn ihr schon am 8. oder 10. September hier wart, oder? Ja, nun, so schnell ist das ja nicht. Ja, nein, aber es sind immerhin 40. Jeden Tag so 6 oder 10 Kilometer. No, no. Ja, aber es halt, dicevo, ogni giorno facevano 6 o 10 Kilometri. Vi volevo, in tutto questo, volevo anche chiedergli, durante tutte queste operazioni, hanno mai preso la sua unità degli americani prigionieri? In all dieser Zeitstrecke, habt ihr jemals Amerikaner festgenommen, also als... Die kamen selber nach. Aber ihr habt keine, wie nennt man das, Kriegsgefangene? Nee, konnte ja nicht. No. Dice, no. Ci seguivano gli americani, ma non era possibile, no? Wir sind an einem Tag unten von Scapolea, ja, in der ganzen Nacht sind wir hochmarschiert. In una sola notte da Scapolea sono arrivati al Gioco. È una bella camminata. Tutto. Ma a piedi? A piedi questo? Su fus. Con gli oben waren Brunnen. Ja, so? Oh, da haben uns aber den... Oh, hier in der Nähe? Ja, ja, hier ein Stück hoch. A poco più su, ah, sì. Fontana. Poco più su c'era una fontana. Poi una fontana. Bevuto, perché erano assetati. Ah, assetati, certo. Esatto. Certo. E hanno l'elio. Dice, l'abbiamo... finita, svuotata. Una finita, poveretti. Allora, quindi siamo arrivati a settembre di esattamente 70 anni fa e la sua unità è qui al Gioco. Allora, a questo punto il prossimo capitolo è la vita sul Gioco da settembre 44 a quando? Ecco. Von September 44 bis wie lange seid ihr oben geblieben? Aber ungefähr, ich schätze, vom 10. September und 9. September bis 18., 19. September. Nur so kurz? 10 Tage. Also, solo 10 giorni. Sono rimasti qua. Qui è passata una bella madia di bistecche a cura del nostro ristoratore, che ringraziamo per l'ospitalità. Oh, ecco che mettiamo anche, grazie. Sarà guarda che bellezza, quindi è una pubblicità in diretta. Comunque noi continuiamo l'intervista. Circa 10 giorni, dall'8-9 settembre, vom 8-9 settembre bis zum 19. Circa 10 giorni. Ma soltanto. Solamente? Nur sola media oben. Ja, ja, ja. Da ist links von uns, bei der Infanterie, ist er durchgebrochen da oben auf, wie heißt der Pitz? Der Pitz Altuzzo. Ja, ist ein Schuhe, Altuzzo. Yeah, Altuzzo è la montagna. Alla loro sinistra e il fronte è stato spezzato dagli alleati verso quindi l'Altuzzo. Ecco, c'erano stati grossi incontri fra la fanteria tedesca e gli americani. E questo in che mese? Nello stesso settembre? 18-19 settembre. Ah, quindi ho capito. E poi andiamo zurück Richtung nach Piazzola unten. Sì. Und dann haben wir wieder Stellung bezogen vor der Puttacher Straße. Ecco. Poi si sono ritirati verso Firenzuola e si sono appostati, preso posizione massiva, verso la strada della Futa. Verso... Ecco, momento di pausa. Ecco, ripartiamo. Quando als du am Jogopass warst du einmal ganz früh am Morgen alleine und da kamen 4 oder 5 Amerikaner. Wir waren alle allein im langen Abständen. Ja. Ne?
Und du warst höher, du hattest ein Defizit. K98. K98. Ich hab die zuerst gesehen, wie die Amerikaner die Schlucht hochkamen. Ja. So. Und dann hast du sie alle. Weiß ich nicht. So. Die Granate ist gut angekommen. È stato il primo a vedere che questi venivano su per il fossato e lui ha lanciato la granata. Non sa se li ha uccisi tutti, comunque la granata dice è arrivato al bersaglio. Ja, ich hatte so eine Gewehrgranate, ne? Und eine Gewehrgranate, die so, das ist ganz schön dahinter. È una, appunto, una granata di un fucile così, c'ha un bel po' di esplosivo dentro. Die ist anscheinend ganz gut angekommen, zum Glück. Per fortuna, dice, è arrivata bene, perché altrimenti per noi sarebbe stato... E dann bin ich weg und hab die ganze... Hab die anderen alle... Geweckt. E poi è andato e ha svegliato tutti gli altri cantori tedeschi che stavano dormendo. Ecco, questo episodio in che... si ricorda quando è successo? Wann war das? Forse il 13 settembre. Ah, comunque sempre nell'autunno del 12-13. Ecco. Ora, dopo questo particolare episodio, la prossima domanda sarà come passò quell'inverno famoso 44-45 per loro qui. Die nächste Frage ist, wie hast du den berühmten Winter 44-45 verbracht hier? Du warst noch in Italien? Ja, da war ich zwischendurch in Urlaub. Ah. Oktober. A ottobre è stato il permesso in Germania. Ah. È tornato. Für wie lange? Tre settimane. Ecco, per esempio, perché... Dann im November, da waren wir im November, waren wir in Sasso Marconi, in den Bergen. Ja, natürlich. Bei Sasso Marconi in den Bergen. A novembre poi è rientrato nelle montagne vicino, ecco, a Sasso Marconi. Io, diciamo, da storico delle piccole cose, diciamo così, si ricorda, ci potrebbe raccontare come è andato il viaggio in licenza, perché si dice in viaggio licenza, ma non è che ha preso un Eurostar. Ecco, quindi dal fronte della linea gotica, come un soldato tedesco andava a casa in licenza, quali mezzi prendeva, quanto ci ha messo? Ecco. Um zu wissen, weil solche Details sind oft sehr interessant. Man hat dich in Urlaub geschickt. Wie bist du wieder nach Deutschland zurückgekommen? Zu Fuß nicht? Nein, mit dem Zug. Ja. Col treno? Von Verona aus. Von wo aus? Von Bologna? Verona. 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 Und wie lange hat das gedauert? Wie lange hast du darüber? Ja. Nichts. Drei Tage waren wir zu Hause. Nein, due giorni era già a casa. Ah, ecco, per esempio, i tre, sappiamo benissimo che gli americani avevano il dominio praticamente assoluto dei cieli. Erano treni regolari? Potevano prenderli insieme ai civili? Ha mai dovuto interrompere il viaggio? Sì. Man weiß ja, dass die Amerikaner den Luftraum sehr gut kontrollierten. Waren das normale Züge oder waren es Züge zusammen mit anderen Reisenden? Nee, da waren. Es war ein Urlauberzug. Also nur Soldaten? No, era un treno militare, normale. Però di solo persone, soldati militari che rientravano in Germania. Fino a Essen sono arrivati. Ah, quindi, ma ferma a Brenner, über Brenner und Innsbruck, Verona, Brenner. Sì, quindi ecco. E se no vi Juden, der nächste. Den Juden von Deutschland nach Israel. Ist der nächste Weg über den Brenner. Ach so, das ist etwas furchtbar. Come? Das übersetze ich nicht, no. È una battuta terribile. Das ist nur für uns, ne? Non traducibile, è meglio non tradurre. Non traducibile. Ho capito, poi dopo la.
E ecco, quindi allora ritorniamo al teatro di guerra. Lui rientra dalla licenza quando ha detto novembre, cioè da Ecco, e a Sasso Marconi cosa succede? Sì, nelle montagne sopra. Ah. Und was ist dort geschehen? Wie lange seid ihr dort geblieben? Das war eine Schlammperiode. Regen. Ho capito, il tempo non era bello. Era schifoso, tutto fango. Sì, quello ho capito. Und dann sind wir direkt Anfang Januar. Dann sind wir marschiert von Castelvecchio. Castelvecchio? Castelvecchio, no? Bologna. Vicino a Bologna, credo. Sì. Ja, marschiert bis Imola, bis zum Senio. Ah, sul Senio, sì. Ecco. Ma siamo già nel 45? Sì, Anfang Januar, guarda. In tre giorni, all'inizio gennaio, marce. Drei Nächte. E anche tre notti. Ecco, allora, io sempre da storico, perché io devo pensare in modo neutrale, e domanda, forse la più, come dire, la più psicologica di questa intervista, ma siamo già all'inizio del 45, ma la guerra lo sapevano che la stavano perdendo, che era persa, cosa pensavano? Qual era il loro stato d'animo, sapendo che ormai si stavano ritirando, insomma, questa guerra, loro, soldati sul fronte, cosa pensavano? Eh? Vogliamo chiederglielo? L'Amsenio, da sind wir bis 10. April. 10. April, da ging der Rückzug los, Richtung Po. Günther, ich habe eine Frage importante. Für dich. Also Anfang Januar seid ihr beim Senio. Wusstet ihr schon, dass der Krieg nahezu verloren war? Was? Oh, wir haben dort immer noch die Geheimwaffen. Avevano sempre le armi segrete. Ah, le Wunderwaffen. Und das stimmt ja auch. Der Amerikaner hat die Atombombe nicht gehabt. Was hat er nicht gehabt? Die Atombombe? Noch nicht. Die hat erst in Deutschland erbeutet. Ecco, quindi speravano, c'era sempre questa speranza di una vittoria, di un capovolgimento delle sorti. Ecco. Assolutamente. No, questa è una cosa per me importante, perché sì, va bene lo svolgimento dei fatti del fronte, ma a me quello che mi interessa in un'intervista così è lo stato d'animo del soldato che è al fronte, che vive la sua giornata di soldato al fronte, ma cosa pensa questo soldato? Perché nella storia, nei libri di storia, manca cosa pensasse il soldato al fronte, il marinaio sul mare, insomma, l'alpino in montagna, via dicendo, insomma, ecco, e quindi c'era sempre questa speranza. Ihr hattet also noch immer die Hoffnung, den Krieg zu gewinnen. Ich hatte mal vor Jahren, hatte ich mal am Telefon zu Hause einen Militärreporter von England, von London. Der hat auch eine Zeitung geschrieben. Und der Artikel, weil ich ihm erzählt habe, das war auch da. Ich habe die Zeitung, die hatte mal, ein paar Monate später kam die Zeitung mit meinem Artikel, den ich ihm erzählt habe. Den haben Sie noch immer, natürlich. Den habe ich zu Hause noch. Diese Illustrierte, eine englische Militärillustrierte. Und da habe ich dem gesagt, zwei Stunden haben wir telefoniert. Ne? Ja. Er hat mich angerufen und dann haben wir zwei Stunden telefoniert. Da habe ich ihm nur gesagt, hätten wir nur 10% von dem Material, Autos und Munition gehabt, wie die Amerikaner, dann hätten wir unten bei Brindisi Anni fa l'ha chiamato un giornalista militare inglese, britannico,
che per 2 ore per telefono lo ha intervistato. Ah. Poi l'articolo è uscito e lui tra parentesi ce l'ha. Ah, ci può dire dove è uscito? Dice, o dopo ce lo dirà, va bene. Sì, dopo. Sì. Dice, io a questo giornalista ho detto, se avessimo avuto solo il 10% degli armamenti che avevano gli alleati, li avremmo buttato in mare già a Brindisi e non avreste messo il piede qua. Ma è il giornalista inglese là. È un Messina, ma Daniel Jägerschmidt. Perché nur so viel Material hat er an Flugzeugen, Autos und Munition. Dann hat man Armee. Dann hat er. Quindi sta cosa sta comendo? No, appunto, anche a Messina, se avessimo avuto una parte delle munizioni, delle macchine, certo, e di tutte gli americani, li avremmo verificati. Vorrei a questo punto aggiungere una nota personale, che magari puoi tradurre per lui e per chi ci vedrà questa intervista, che io ebbi la, diciamo, fortuna o casualità o coincidenza di avere qualcuno, quando ancora queste notizie non erano state declassificate, che negli Stati Uniti, e sto parlando del 1986-87, mi disse questo qualcuno che nel 1942 l'allora OSS, ovvero l'antenato della CIA, un bel giorno andò a incontrarsi con Lucky Luciano nella prigione federale di Sing Sing e con Lucky Luciano fece un accordo di questo tipo: noi stiamo per sbarcare in Sicilia, voi intendendo me mafia ci accorderete il vostro appoggio e noi avremo un occhio di riguardo per voi quando la Sicilia sarà liberata. Cose che poi sono state declassificate, credo, negli anni 90 o i primi del 2000, e quello mi era stato detto si è poi rivelato vero. Quindi la Sicilia, forse lui, sono cose che probabilmente già saprà, ma a questo punto diciamolo, questa intervista, gli americani si erano preparati il terreno così. Schonen, er hat Dokumente gesehen, die jetzt freigelegt worden sind, aber die früher also noch nicht, die früher noch geheim waren. Und darin steht, dass 1942 hat die OSS, also der Vorgänger von der CIA, hat mit Lucky Luciano, in der damals in Sing Sing Häftling war, den haben sie Kontakt aufgenommen, haben gesagt, wir möchten in Sizilien landen, also unterstützt uns. Und dann werden wir euch natürlich bevorteilen. Italien. Ja. Dieser Reporter und Lundum, der hat mir Folgendes bestätigt. Ich habe ihn den immer gefragt. Ja. Denn ich bin das nämlich informiert worden. Und zwar die Ministerpräsidentin in England, da war die Thatcher. Ja. Und ehe wie die abgegangen ist, ist ja im Mai, Juni ist sie abgegangen. Mhm. 89. Oder 90. Ja. Ja, ja. Also in der letzten Unterhausrede hat die Folgendes gesagt. Und da ging es ja darum, dass die Ostzone, die war ja dann wieder eingemeldet, ne? Ja. Und dann kriegte die ja auch die D-Mark, gegen die Ostmark wurde weg. Ja. Und dann kriegte die D-Mark. Und da hat diese Thatcher der letzten Rede vom Unterhaus gesagt: Wir haben doch zweimal in diesem Jahrhundert alle unsere Kraft und Verbindung, also wirklich, unsere Kraft und Verbindungen eingesetzt, um Deutschland zu vernichten. Um jetzt, also jetzt, ja damals, also mit dem Umgang nochmal, um jetzt tatenlos zuzusehen, wie Deutschland durch die Wiedervereinigung wieder zur stärksten Wirtschaftskraft Europas wird.
Und diesen Wortlaut hat der Reporter mir bestätigt. Hat die Thatcher im Unterhaus gesagt. Also, hat der Erste Weltkrieg, haben die Augen gewissen. Und den Zweiten hat der Engländer auch Augen gewissen. Churchill hat ja einmal, hat sich auch geäußert, ich führe keinen Krieg gegen Hitler, ich führe Krieg gegen Deutschland. Es geht um die Wirtschaft, die Wirtschaftskraft. Ja? Lui dice, dunque, nell'ultimo discorso che ha fatto la Thatcher, prima e poi di rassegnare le dimissioni, e ultimo alla Camera Bassa. Ma l'ultimo discorso della Thatcher? Margaret Thatcher. Lei ha detto, in questo secolo abbiamo tentato due volte di distruggere la Germania e adesso dobbiamo assistere impotenti come a vedere come la Germania diventa la più forte economia europea. E Churchill aveva detto, noi non siamo in guerra contro Hitler, siamo in guerra contro la Germania, perché secondo lui era un discorso economico, riguardava l'economia, la potenza economica. Ho capito. E va bene, andiamo avanti. Ora siamo arrivati al gennaio del 45, quando il nostro amico Günther rientra dalla licenza in Germania, Sasso Marconi e comunque ancora speranza una vittoria finale. A questo punto la prossima domanda, con quei 20 minuti circa che ci rimangono, sarà le ultime settimane della guerra. Wir haben jetzt noch ungefähr 20 Minuten. Also, es geht um die letzten Monate bzw. Wochen des Krieges. Am 10. Am 9. April. Am 10. April. Da machte der Amerikaner einen unheimlich großen Luftangriff mit Bomben auf Solarolo, also links. Ja? Solarolo, denke ich. Der hat einen großen Bombardement gemacht. Und da war der Schluss. Und da mussten wir am 11. April, mussten wir dann vom Senior zurück. Sonst wären wir geendet gestern worden. Dann ging der Rückzug los. Ecco, am 9. oder am 10. No, zwischen 9 und 10. Am 10. war der große Bombenangriff. Il 10 aprile c'è stato questo enorme bombardamento americano su Solarolo. E siccome loro erano a segno e sarebbero stati circondati, quindi richiusi senza uscita, in una sacca, allora è cominciata la ritirata vera e propria. Und dann sind wir über Budrio, sì. Finale, Ligure, Richtung Po. Direzione Po, no. Sì. Budrio, finale, Budrio. Direzione sì. Po, quindi schnell. Und am Po, da war ich nur noch mit einem zusammen. Und dann sind wir am. Entschuldigung, nur noch mit einem? Wie viele wart ihr am Anfang? Wir waren vielleicht so 30, 40 Mann. Mhm. Aber da waren wir zwei. Kamen mit der zwei am Po an. Und da war ein. Da war die Sanitätsfähre am Po. In Veronika am Po. Und da sind wir morgens früh, da war es um 6 Uhr, sind wir noch eben auf die Fähre draufgekommen, wir zwei. Und da schoss der Amerikaner schon 100 Meter rechts und auch links mit der Artillerie in den Po. Es kann sein, dass wir die letzte oder vielleicht die vorletzte Fähre waren. Anschließend war nichts mehr. Also wir zwei haben Glück gehabt, da haben wir über den Pool gekommen mit der letzten. Perché è buffo che la ritirata non l'hanno fatta tutti insieme, andavano in ordine sparso. Cioè sono partiti, dice forse eravamo una trentina, ma poi mi sono trovato solo con un mio collega, compagno.
e siamo arrivati al Po in due e c'era un traghetto di tipo per soldati, per sanità, ospedaliero, sì. Un traghetto per i soldati feriti. Loro due sono saliti, mentre salivano c'erano già gli americani, stavano bombardando, quindi dice probabilmente noi due siamo stati o gli ultimi o i penultimi sono riusciti a attraversare il Po in quel punto. Wenn er wissen will, dann muss er in Verona, in Veronica und Veronica. Da ist ein Museum. Ah, lì c'è a Veronica, o come si chiama questo posto, Felonica. C'è un. Ecco. Felonica. Felonica. Yeah, yeah, c'è un museo. Sind die jetzt auch wieder hier, die Kameraden da von Veronica? Die kommen da auch immer. Yeah. Die sind auch immer hier. Ci sono anche quest'anno questi suoi compagni di Felonica. Ti entro in Madame, qui fuori hanno il quartiere gemacht. Normalmente venivano qui e stavano proprio qui. Io weiß es aber nicht. Ich weiß es nicht. Die kommen nämlich auch immer. Und einer davon, der ist Museumsleiter. Uno di questi è il direttore del museo. Vor zwei Jahren. Ich habe die Kirche immer gesucht, die steht nämlich direkt am Po. Die habe ich schon nach 40, 50, 60 Jahren gesucht. Und die habe ich jetzt vor zwei Jahren, habe ich dann erst wiedergefunden. E lui da 40 anni cercava una chiesa che era lì a Fellonica vicino al Po. E sono due anni fa riuscita. Die Kirche steht nämlich direkt am Damm. E proprio sul. Allora. Günther, wir haben etwa 15 Minuten. In questi 15 Minuti. Ja, no, dann. Ja, und dann sind wir nämlich. Und dann sind wir erst in. Schio da oben. Schio. Da sind wir erst Schio. Zu unserem Rest. Vicenza, quindi siamo già. Schio hanno ritrovato gli altri soldati. Wann? Wann? Aprile? Ja, war im April 25 April. Siamo alla fine d'aprile, sì, quindi sì. Allora siamo all'epilogo. Und dann von Schio aus sind wir dann durch das Tal hoch. La ballata. Über Predescala. Und dann zum Caldonazzo-See. Caldonazzo, sì. Und am 2. Mai. Ist il 2 maggio? Il 2 maggio. Dove? Wo? Dove esattamente? Wo parti am Caldonazzo? Sì. Am 2. Mai. Ecco. Va, finito. Sì, allora, la domanda che io volevo fare e che non mi sono mai trovato a fare direttamente a un reduce tedesco, quando ormai era tutto finito, e allora uno, da chi vi ha detto che la guerra era finita completamente? Due, in quanti eravate? Tre, come l'avete presa? Cosa vi siete detti? Qual era il vostro stato d'animo? Queste cose per me è fondamentale lasciarle ai posteri, perché come lui può ben capire, la loro generazione sta finendo e questa è per tutti noi un'occasione unica di sapere dalla voce direttamente di un reduce lo stato d'animo di quei momenti. La guerra era finita, la Germania era finita, tutto era perso. Allora? Era come il contrario, che per Fehlschluss? Vom Radio aus Deutschland. Da kam durch den Funk. È stato segnalato tramite radio, ma non si sa da chi. Lui non sa esattamente. Wie viele wart ihr da? Dann haben wir dann. Wie viele wart ihr im Caldonazzo? Ein paar hundert? Ja, von der Kompanie waren noch 40. Der waren aber nur unter vielleicht 5 oder 6. Von der. Dice forse eravamo una quarantina, ma solo 5 o 6 che erano stati. Nur noch 6
von der Gefechtskompanie, ne? Sì, di quella, di gruppo. Die anderen waren nur Torschküche und gli altri, ecco, gli altri erano cucinieri, sì, sì. Così, insomma, che badavano. Und was war, was habt ihr damals empfunden? Wut oder? Nee. In Caldonazzo, da, wir haben die Waffen gar nicht abgeben dürfen, gar nicht abgegeben. Wir haben in Caldonazzo 4 Wochen lang mit den Amerikanern zusammen Wache geschoben gegen die Partisanen. Figurati, dice, non hanno dovuto consegnare le armi, ma per 4 settimane insieme agli americani hanno combattuto contro i partigiani. Ma questo è nuovo, perché combattuto contro i partigiani? Solo dopo 4 settimane. Ma perché combattuto contro i partigiani insieme? Insieme ma perché? Aber warum, wieso? Weil die... Da müssen die ja besser wissen. Es gab in Italien nicht bloß eine Partisanen. Nein, viele. Das waren verschiedene. Ja. Gegen uns, gegen den Armee. Dice, i gruppi partigiani erano molti, erano diversi. Sì, effettivamente. E c'erano quelli che erano contro, solo contro i tedeschi, ma c'era anche, dice, i gruppi partigiani che combattevano contro gli americani. Ah, ho capito. E perché c'erano gruppi partigiani che combattevano anche, cioè già con... Es gab schon also Partisanen gegen die Amis. Sonst wäre das doch nicht passiert. Dice, altrimenti gli americani non avrebbero combattuto i partigiani se non fosse stato così. Certo, no, io personalmente la prima volta mi sento una situazione. Esiste anche una fotografia, dice. No, ma io, noi naturalmente non siamo qui a giudicare, ma ad ascoltare. Per esempio, rammentavo prima che io ho avuto la testimonianza di un reduce del campo di concentramento di Coltano, vicino a Pisa, che mi diceva che nell'estate del 45 i soldati tedeschi erano lasciati liberamente dagli americani a girare per Livorno in uniforme, ovviamente non armati, mentre gli italiani erano rinchiusi nelle gabbie. Ecco. Questa è una cosa. Però io non avevo mai sentito dire, personalmente, che ci fosse stato... Sì, questa è la prima volta. Potrebbe essere veramente una, come dire, una testimonianza eccezionale questa. Ecco, das ist für uns wirklich außergewöhnlich, dass wir das jetzt wissen. Er wusste zwar, dass er hat mit einem alten italienischen Soldaten gesprochen und der sagt, dass die Amerikaner, die haben in Livorno, ließen die Deutschen ruhig durch die Stadt gehen, natürlich unbewaffnet, aber trotzdem. Während die italienischen Partisanen in einem Gefängnis eingeschlossen wurden. Questo dice di Livorno, io questo non lo so. No, no, ma questa cosa di vicende del... Praticamente la guerra era già finita, cioè ufficialmente i tedeschi avevano già, si erano già arresi, però per 4 settimane quindi si sta parlando del... Io di ganze geschichte devi qua scrivere. Wenn die fertig ist, dann kann man ja nicht einzeln, kann man ja nicht. Ja, das verstehe ich. Aber er sagte, also nachdem der Krieg offiziell schon beendet war, habt ihr 4 Wochen lang mit den Amis gegen... Ja, das ist wirklich etwas ganz Neues, was wir normalerweise... Ja. Wir sind... Aber nach 4 Wochen, da sind wir dann nach Gehen. La Gedi, das bei Brescia. In un posto vicino a Brescia. Da war dann ein ganz großes Lager. E lì c'era il grande campo. Sì, quello è vero. L'ho visto anche, credo di aver visto un documentario. A Gedi c'era, se non il più grande, uno dei più grandi campi di concentramento per prigionieri tedeschi. Grande piazza. Sì, sì, sì. Eine von den größten. Sì. Und da hatte ich wieder Glück. Da kriegt ihr ein Geschwür über den Augen. No, non è possibile. Questi partigiani. Come? Jetzt kriegt ihr so ein Geschwür über den Augen. Jetzt kam ich da in Lazarett in Gedi. Und wie ich zurückkam, von uns waren die alle weg. Da sind die ganzen falschen Meere. Da
Da wurden die damals aufgeteilt, da war die 10. Armee. Und die 10. Armee, die in Italien war, die kriegte der Tommy. Dann sind die zuerst nach Modena. Von Modena nach Ancona. Von Ancona nach Tarent. Ja. Und von Tarent sind die mit den Schiffen nach oben. Am Bittersee. Was ist der Bittersee? Oben in Ägypten. Am Bittersee. Da sind die noch am Schluss in ein Lager gekommen, alle. Und die kamen 47, 48, da kamen die jetzt nach Hause. Lui ha avuto questa grande fortuna perché quando era in questo enorme campo di concentramento vicino a Verona gli è venuto un'infezione grossa all'occhio e quindi è andato nell'ospedale militare. Americano? Inglese però. E quindi gli inglesi poi hanno preso tutti i soldati tedeschi tranne lui. Io niente. Sì. Io in piedi. Lui era lì a piedi. E quindi li hanno mandati prima, insomma, fino a Taranto e poi in Egitto di fatto. E lì li hanno chiusi in un campo di concentramento da cui sono tornati nel 47. Accidenti. Und du bist schon noch in 45. Ja, da wurde so eine Kompanie, so eine Werkstattkompanie aufgestellt. Ne? Ja. Mit deutschen Fahrzeugen. Also eine Werkstattkompanie. Für Fahrzeuge zum Reparieren, ne? Amerikanische Fahrzeuge reparieren. Und mit dieser Werkstattkompanie sind wir mit den deutschen Fahrzeugen, mit allem drum und dran, da haben wir einen Jeep, Amerikanern, und hinten am Schluss waren und ein Jeep mit drei Amerikanern. Und die haben uns dann geführt bis Neapel, bis Caserta. Da haben wir dann noch ein Jahr gearbeitet. Am 8. September 1946 war ich dann zu Hause. Quindi a lui, quando è stato dimesso, hanno messo una squadra di meccanici. Dopo tutti questi meccanici dovevano imparare le jeep, le cose, tutte le macchine americane, li hanno accompagnati a Napoli. Andati a Napoli, ma tutti questi soldati tedeschi e solo una jeep all'inizio con tre americani e una jeep alla fine con tre americani e li hanno fatti lavorare ancora un anno a Caserta e l'8 settembre del 46 lui era a casa. Ecco. E così praticamente io vedo siamo a quasi un'ora a quindi lui rientra a casa che l'8 settembre del 46. E dopo quanto tempo? Dopo quasi due anni, quasi, dopo oltre circa due anni. Vai, tu hast ein Jahr bei Caserta, in Caserta gearbeitet, un anno ho lavorato come meccanico a Caserta. Sì. E dann haben wir Scheck gekriegt. Über 800 Dollar. Und die hat dann der blöde Adenauer, dieser Volksverräter Adenauer, weiß ich auch nicht, der wollte nämlich nach dem Ersten Weltkrieg, war der schon ein Vaterlandsverräter. Da wollte der schon das Rheinland als neutralen Staat zwischen Deutschland und Frankreich. Den neutralen Staat, das Rheinland. Abbiamo l'ultimo minuto. Das war der größte Verbrecher, den wir je gehabt haben, geschickt. Gli americani, gli hanno dato un assegno di 800 dollari. Un assegno addirittura. Un assegno. Ah. E Adenauer, dice il grande traditore, che già dopo la prima guerra mondiale voleva fare uno Stato neutro, la Renania, fra la Germania e la Francia, der hat den Scheck also Normal waren 800 Dollar der Scheck. 800 Dollari. Und dann hieß es von der Sparkasse, der muss eingetauscht werden. Ovviamente dovevano cambiarli in banca. Und dann hätte ich 800 Reichsmark gekriegt. E avrebbe und keine 800 mal 4 Dollar.
Da wollten sie nur 800 Euro geben. Ah, da ist Maxi. Hab ich die behalten. Ach so. Und dann kam ja die Währung, 48 kam ja die Geldwährung. Dann hieß es ja, entweder müssen die Schecks eingelöst werden oder gehen verloren. Dann habe ich 80 D-Mark gekriegt. Grazie. Da haben sie uns, also das war beschiss. Da waren Dollars, waren das. Ja? Mit dem Geld hat der Adenauer angefangen zu arbeiten. Perché per gli 800 dollari gli davano solo 800 marchi, mentre sarebbero stati 3.200, quattro volte tanto. Allora lui li ha tenuti perché non era disposto a fare questo, a sentirsi così truffato. Se la registrazione ce lo permette, perché siamo già all'ora, quindi sì. Allora, ringrazio Gunther della sua disponibilità. E faremo in modo di far avere la sua testimonianza alle prossime generazioni. Grazie. Er muss jetzt das Interview beenden. Er dankt dich. Ich kann nicht mehr drauf. Ich kann nicht mehr drauf, ja. Gute.